ci è successo? Non lo so, ma è stato meraviglioso. Vuoi dire che resteremo bloccati qui per ore? Dylan, cosa hai? Ti senti male? Aria. Aria. Manutenzione, può dirmi quando ci tirerete fuori di qui? Pronto? Oh, guarda che bella. Rimettila dov'era. Era Jen al telefono, ma non ha capito che ero io. Ottimo, brava. Per fortuna è rimasta chiusa in ascensore per via del blackout, altrimenti non l'avremmo mai rintracciata. Già, comunque ora nessuno potrà uscire. Le porte elettroniche sono bloccate. Thor, che diavolo ci fai qui? Cosa hai fatto a me? Dov'è andata? Melinda! Melinda, sei in casa? Tesoro, sono tornato. Melinda, sei tu? Ehi, ma dove eri finita? Che ci fa lei qui? Ecco, sono venuta qui per parlarti di qualcosa che cambierà la vita a entrambi. David. Che diavolo ci fai qui? Ho lavorato fino a tardi in studio e quando c'è stato il blackout ho pensato subito a te. Che ci sia la luce o no, qui non cambia niente. Già, hai ragione. Comunque ho fatto appello a tutte le mie conoscenze, alla WSPR e ai poliziotti amici di Hemp per venire a trovarti. Stai sprecando il tuo tempo, faresti meglio ad andartene. No, David. Ho notato l'espressione che avevi quando ti hanno portato qui, prima che sbattessi con violenza la porta di questa cella. E quindi so che sei molto felice di vedermi. Non mi inganni con il tuo atteggiamento da dubbio. Frank! Cooper! Sei in casa? Arrivo, un attimo. Muoviti, apri la porta. Non ho mai... Ma che ore sono? Che ci fai qui? Frank, senti, Eleni è da te. Ti garantisco che lei non c'è. Ma dov'è finita allora? L'ultima volta che l'ho vista era qui. Deve essersi persa durante il blackout. Come? Quale blackout? Ma dove sei stato? Tutta Springfield è rimasta al buio. Sono andato a letto presto. È vero, ma... Già, già, senti, l'ultima volta che l'ho vista era alla tavola calda. Ci sono passato poco fa, ma lei non c'era più. Sei sicuro che non sia venuta di sopra, magari a trovare zio Stavros? Credo che l'avrei vista. Dammi le chiavi dell'auto. Come, scusa? La mia è fuori uso, chiaro. I semafori non funzionano e sono rimasto bloccato in un ingorgo. Su, dammi le chiavi. Bravo, così metti fuori uso anche la mia. No, vado io a cercarla. No, tocca a me cercarla. Ti ricordo che è mia moglie, Frank. Quattro occhi sono meglio di due. Non è tua la responsabilità. Questo lo dici tu. Chiudi la porta. Sono passate più di due ore da quando sulla città è calata l'oscurità. L'azienda elettrica ha allertato i suoi tecnici, che si sono messi al lavoro per ripristinare il servizio. Tuttavia, in base alle ultime notizie, si pensa che ci vorrà ancora qualche ora prima che la rete torni in funzione. Quante di preciso, non sappiamo dirlo. Nel frattempo, gli abitanti fanno fronte ai disagi creati dall'improvvisa ondata di caldo, che ha fatto salire la temperatura oltre i 40 gradi. Volontari armati di torce sono di ronda nella Quinta Strada e al Jefferson Park. La città è pervasa da un'atmosfera di realtà. La gente, infatti, lascia le proprie case e gira. Torp, dovunque ci siano guai ci sei anche tu. Avanti, voglio sapere che cosa hai combinato a me. A dire il vero, è venuto qui per parlare con Blake della partenza di Hal. Già, ogni tanto fa la parte del papà preoccupato.
Art ha fatto bene ad andarsene, visto il padre che si ritrova. Momento, calma. Ci sono cose ben più importanti da risolvere adesso. È inutile scatenare una rissa. Mallet ha ragione. Fa già abbastanza caldo qui dentro. Sentite, ho parlato con Julie. Lei sta bene, ma non so cosa sia successo. Se Dylan resta chiuso in ascensore per più di qualche minuto, non riesce a respirare, gli manca l'aria, soffre di claustrofobia, diventa matto. Vado a parlargli al telefono interno. Vengo con te, Billy, così parlo con Michelle. No, aspetta, Michelle è su un altro ascensore. Non è con Julie e Dylan. No. Sapete a che piano sono rimasti bloccati? Al 48esimo. Va bene, allora se volete potrei tentare di far saltare la serratura di quel piano. Sei esperta in serrature, vero? Oh, ti prego, fagli fare un tentativo. Io devo parlare con Michelle. Senti, però non dirle che stiamo cercando di tirarla fuori. Ma perché? Vedi, Maureen, c'è un piccolo problema. Già, purtroppo Michelle non si trova là dentro lassù. Ma che c'hai in ascensore con mia figlia? No, calma, si chiama Jenna Bradshaw ed è una ladra di gioielli. Davvero? Dio, ascolta, è un caso se sono rimaste intrappolate nello stesso ascensore. Ma certo, e poi non c'è motivo per pensare che farà del male a Michelle. Il fatto è che noi riteniamo abbia con sé dei gioielli rubati e non possiamo farcela scappare. Ma ecco perché non devi parlare dei nostri piani a Michelle. Ma non posso crederci, mi sembra un incubo. Hanno ragione, non c'è motivo per pensare che le farà del male. Ma d'altro canto non è saggio mettere sulle difensive una persona braccata. Sto parlando per esperienza. Io vorrei sapere dove è finito Ed. Si sistemerà ogni cosa, venite. Sì. Va tutto bene? No, ma non posso lasciarmi andare adesso. No, non puoi. Io devo parlare con Michelle, scusa. Aspetta, Maureen, aspetta. Niente, non riesco a parlargli, forse hanno staccato la telefonata. Calmati, amico, ascolta. Roger ha trovato il modo di arrivare al piano entrando dalle scale. Una volta al piano non sarà difficile aprire le porte. Non nominarmi Thor. Insomma, Billy, vuoi tirar fuori Dylan o no? Se arrivasse il diavolo in persona e ti tendesse una mano, dovresti afferrarla, amico. So che hai problemi con Roger Thorpe, ma vediamo prima di tirare fuori Dylan da quella trappola di metallo. Al resto penserai dopo. Hai ragione. Come abbiamo potuto? Ti sei pentita per caso? No, è che non so più che cosa pensare. Cosa vuoi dire? Era da qualche tempo che ti avevo fatto capire chiaramente che ero disponibile, ma tu non davi cenni di risposta e invece stasera è sembrato così naturale. Forse perché quando tu non forzi la mano diventi assolutamente irresistibile. E lo pensi sul serio? Ma certo, altrimenti non te lo direi. Non so se sia colpa della luna o del caldo, ma in questo momento non riesco più a pensare razionalmente. No, lasciala spenta. Per favore, Nick, c'è una cosa che devo mostrarti. Mi dica, ha visto Melinda in chiesa? Sì, certo. E le ha anche parlato? Ah. Le ha detto qualcosa che l'ha sconvolta, vero? Per questo è scomparsa. Deve incolpare solo se stessa per quello che è successo. Parli chiaramente. Senta, Alexandra, non faccia giochetti con me, non questa sera. Vedi, Mindy sapeva che sei mio figlio, eppure ha deciso di tenertelo nascosto. Ci risiamo con questa storia. Vorrei soltanto che tu guardassi una vecchia fotografia, quindi non mi sembra di pretendere molto, Nick. Alexandra, deve trovarsi qualche altra ossessione per distrarsi. Non può più pensare solo a me. Vado a vedere se è in spiaggia. Di nuovo tu. Cerca di calmarti. Stai tranquillo, c'è aria a sufficienza. Respira. L'ascensore non è a tenuta stagna, arriva aria dall'esterno. Mi dispiace, Julie. Stavi bene fino a poco fa, cos'è successo? Ecco, io non volevo dirtelo, sai. Speravo di distrarmi parlando con te. Speravo che ci avrebbero tirati fuori subito. Siamo bloccati qui, vero? Si stanno dando da fare per tirarci fuori. Sì. Dylan, ti è già capitato altre volte? Sì. Ti va di parlarmene? Non mi ricordo quasi niente, Julie. È successo tanto tempo fa. Dai, provaci, cosa ti è successo? Coraggio, Dylan. Ecco, prima di venire a Springfield
E prima di scoprire che Riva e Billy erano i miei genitori, ho vissuto a Tulsa, in una casa molto grande. O perlomeno lo era per me, ma... Forse ti sembrava così perché eri ancora piccolo. Giusto. Io e mia madre, quella che credevo fosse mia madre, allora... Facevamo sempre un gioco insieme. Era una specie di nascondino, solo che mi cercava sempre lei. E io mi nascondevo tutte le volte nello stesso posto. In fondo ad un ripostiglio. Dietro a dei tubi. Sai, lei fingeva di non vedermi. Ma poi mi ritrovava. E a quel punto lei gridava e rideva come una pazza. Ricordo che le si illuminavano gli occhi. E sai, aveva dei magnifici occhi azzurri. Le si formavano delle rughe quando rideva. E diceva: eccolo il mio bambino. Dopodiché mi prendeva in braccio e mi gettava in aria finché non cominciavo a ridere. E si metteva a ridere anche lei. E alla fine non eravamo più capaci di smettere. Mi risollevava sempre il morale, nonostante tutto, sai. Continua. E poi si è ammalata. Era molto grave. Il papà non me lo disse, ma io lo sapevo. E ricordo che un giorno nessuno mi dava retta, erano tutti in ansia per lei e così io mi sono nascosto. E mi ricordo di me accovacciato laggiù, in fondo al ripostiglio, in attesa. Sai, aspettavo che venisse a prendermi come faceva di solito. Sono rimasto là un sacco di tempo, senza mai uscire. E più tardi quella sera ho sentito che mi chiamavano, ma io non mi sono mosso. Insomma, il gioco non era così, no? Doveva venire la mamma a tirarmi fuori. E poi, il mattino dopo, c'era un gran silenzio. Vai avanti. Era buio. Era molto buio là dentro. Vuoi dire che eri ancora nel ripostiglio? Non erano venuti a prenderti? Quando alla fine papà mi ritrovò, lei se n'era andata. Vuol dire che era morta? Non le ho neanche dato un bacio d'addio. E non ho detto addio nemmeno a Riva. No, non farlo spegnere! Giuri! Io qui non resisto. Se Mindy aveva per caso un ventaglio, perché ho molto caldo. Mi dispiace. Vieni qui vicino. Coraggio. Non è colpa tua, non hai fatto nulla di male. Diciamo solo che mi hai colto di sorpresa. Perché? Perché, vedi, avevo messo la collana insieme agli altri gioielli con l'intenzione di fare una bella sorpresa a Mindy. Sono tutti falsi, ma ho pensato che si sarebbe divertita a metterli durante la luna di miele e quindi non volevo che tu le rovinassi la sorpresa. Non le dirò niente, glielo prometto. Bene, forse siamo tutte e due un po' nervosette. Ascolta, mi è venuta un'idea. Perché non facciamo una sfilata coi gioielli? Così non pensiamo più al caldo. Va bene. Cominciamo subito, d'accordo? Allora, vediamo un po'. Con questa collana io ti nomino Lady Michelle. Ma non dovrei venire da qualche posto? Oh, intendi dire come la duchessa di Kent? Sì, ma la prego, non dica di Springfield. D'accordo, non di Springfield. Che cosa ne dici di York? È una bellissima città medievale, circondata da mura nel nord dell'Inghilterra. Ti piace? Certo. Lady Michelle di York. Splendido. Adesso devi dirmi che cosa devo fare, perché vede, ora sono al suo servizio, madame. Non ha degli orecchini là dentro? Non lo so, ma diamo un'occhiata.
Vediamo. Oh, sì, eccone un paio di bellissimi. Mm, ti stanno d'incanto. Ops, non riesco a metterteli. E ora ti manca solo un affascinante principe che ti porti via. Come Dylan. Dylan? Oh, Dylan, sì, certo, hai ragione, un ottimo candidato. Sì, e così arriva Dylan che ti porta nel suo palazzo. A me basterebbe che mi tirasse fuori dall'ascensore.